I'm sure in 20 years I'm gonna be like, I played him one day. Do you remember me? Ed eccoci qui di nuovo su WatchMojo Italia, dove oggi sveleremo una lista semplice sui top 10 modi più pazzi presi dagli studios per evitare spoiler. I thought it was real. The marketing was great. You know, everybody wanted to see it before it was even out. Kaiser Sose is a shield, but like you said, a spook story. This is how bad it is for me. I was told it was a wedding. Capiremo come registi, produttori, addetti ai lavori sono riusciti con le unghie e con i denti a tenere tutti all'oscuro di alcuni dei migliori colpi di genio nella storia del cinema. Vi anticipo solo che in certi casi si tratta di vera e propria abnegazione folle che neanche un monaco di clausura ha dedito al silenzio. Ma non essendo noi dei monaci di clausura, allarme spoiler. Numero 10, un casting super segreto per supereroi in Shazam. Say my name. Billy! No, not my name. No, say the name that I say to turn into this guy. Shazam! Una piacevole brezza fresca in un mondo abbastanza scadente. Parliamo dell'universo filmico della DC, ovviamente. Shazam sconvolse il pubblico, oltre che per la simpatia del personaggio e una sceneggiatura semplice ma efficace, anche per l'aggiunta all'universo non di uno, ma di 5 nuovi supereroi, la Shazam Family. E questa cosa non doveva trapelare in nessun modo, dunque il casting delle versioni Shazam di amici e parenti di Billy fu un vero problema. I'm sure in 20 years I'm gonna be like, I played him one day. Do you remember me? Gli attori per il provino ricevettero frasi scritte ex novo, legate al personaggio da interpretare, ma senza rivelare nulla di inerente al film. Come parlare di un supereroe di Gotham City con un vestito da mammifero notturno e pieno di soldi, senza mai dire Batman. Più o meno. Forse l'esempio non è così azzeccato, ma il risultato ottenuto fu quello sperato. I can fly! Numero 9, marketing virale e falsi indizi in Cloverfield. No. Go, 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 go! Dunque, Abrams è uno a cui piace avere in mano la situazione e Cloverfield, suo lancio nel mondo di celluloide, non fece eccezione, anzi, fu proprio un esperimento per testare i propri sistemi di sicurezza. Intanto, il primo teaser trailer fu creato con scene ad hoc, nulla che poi si vede nel film, in più non si capiva niente, quindi rimase tutto molto velato sulla natura del film, tanto che per molti poteva risultare una pubblicità suicida. Non fu così per nulla. Internet impazzì, le speculazioni a riguardo sostentarono Reddit per mesi, soprattutto quelle sull'aspetto della creatura. What? Oh! Oh no! Oh! E l'esordio al botteghino fu un fiume di nerd in piena fibrillazione, tutti a scannarsi su chi ci avesse azzeccato di più. Tonight's gonna be the best night ever. Numero 8, un funerale in post-produzione, Il Cavaliere Oscuro e il Ritorno. That's damnation. Prima di scoprire una mezza delusione, a me non ha soddisfatto del tutto il terzo capitolo del Batman di Nolan, ma comunque l'hype intorno al ritorno del Cavaliere Oscuro era quello di un bambino di 5 anni la sera della vigilia di Natale. Evitare gli spoiler, al solito, era l'obiettivo, non tanto la storyline quanto il finale con la morte o presunta tale di Bruce Wayne. Come girare quella scena senza sfanculare tutto il lavoro dietro la trilogia? It is a far, far better thing that I do than I have ever done. That is a far, far better rest that I go to than I have ever known. Quindi, al posto di creare la tomba del signor Bruce Wayne, il team artistico creò quella di Miranda Tate, alias Tyla e Ghoul, che poi fu coperta in post-produzione dal nome del playboy filantropo di Gotham. Ma a scanso di ulteriori equivoci, Bale fu quel giorno invitato sul set per partecipare al suo stesso funerale. Numero 7, la end di Iron Man nell'Endgame, Avengers Endgame. C'erano più di 20 film in ballo, 10 anni di universo cinematico, l'attesa spasmodica delle parenti di San Gennaro prima dello scioglimento annuale del suo sangue. We're gonna be okay. You can rest now. Tra tutti gli spoiler da evitare a riguardo del gran finale, la morte di Tony fu certamente IL segreto da mantenere a ogni costo. Così tanto che Mark Ruffalo e Tom Holland furono convinti di star girando la scena di un matrimonio. This is how bad it is for me. I was told it was a wedding.
A parte che mi chiedo, ma l'emozione mostrata a un matrimonio non è la stessa di un funerale? Però, tralasciando il mio spaccare il capello, è incredibile come alla fine l'idea di un finto matrimonio ci abbia regalato comunque una tristissima cerimonia funebre. Numero 6, Drew Barrymore, che muore subito e molto male, Scream. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. Scream cambiò nuovamente le regole del gioco. In una fase di transizione complessa dallo slasher anni 80 ai nuovi stimoli necessari al genere per rimanere vivo e mai banale. E proprio la prima mossa contro la banalità fu castare Drew Barrymore, all'apice della sua popolarità, metterla ovunque, sulle locandine, nei trailer, insomma, far palesemente capire a tutti che la final girl della situazione era la stessa bambina che aveva salvato E.T. 15 anni prima. Ho fatto pure la rima. Someone is playing a deadly game. It all began with the scream over 911. E quando quella bambina, non più bambina, eroina designata, appare squartata malissimo dopo neanche 10 minuti di film, beh... Come avrebbe poi detto Randy nel film, siamo tutti sospettati, sia di essere l'assassino che di poter essere massacrati. Numero 5, Bruce Willis divenne ambidestro, il sesto senso. I see dead people. Fosse stato spoilerato prima, probabilmente oggi non sapremmo neppure chi è questo Shyamalan, eppure lo sappiamo. E come? Con un trucco geniale, a metà tra sforzo attoriale e genio dietro la fotografia. Molto di quel colpo di scena scatta quando vediamo l'anello nuziale mancante dal dito di Willis, che è destro, e in molti casi doveva avere dei primi piani delle mani, tipo quando cerchia il passaggio sul libro. E quindi, semplicemente, a Bruce fu detto di imparare a usare la sinistra, cosa che fece, tra l'altro, anche discretamente. I see people. They don't know they're dead. Un dettaglio minuscolo che poteva costituire un mega spoiler, un trick semplice ma efficace e uno dei migliori horror di sempre. Numero 4, creare hype horror, lo stai facendo bene. The Blair Witch Project. Where are you? Come on, Josh! Downstairs. Un'epopea realizzativa, un film definitivo, icona di stile e di terrore. Come fargli far paura fin da subito, fingendo che fosse tutto vero. Tutto! I thought it was real. The marketing was great, you know, everybody wanted to see it before it was even out. Sito del progetto del documentario online, manifesti di persone scomparse con le facce degli attori e persino la loro pagina su IMDb con la scritta presumibilmente morti. I just want to apologize to Mike's mom and Josh's mom and my mom. And I'm sorry to everyone. Tutto questo, a partire da un anno prima dell'uscita nei cinema, si diffuse a macchia d'olio in quell'internet ancora privo di un vero World Wide Web e quindi facilmente falsificabile, molto più di oggi. Ci credettero tutti, molti pensano che il film sia reale ancora ai giorni nostri. Quel modello di mockumentary è stato ripreso in lungo e in largo, creando un'eredità davvero ampia e, niente, è diventata storia. Tell me where you are, Josh! Effetto? Sortito in pieno. Grado di leggenda? Ottenuto. Numero 3. Tutti sono Kaiser Soze nei soliti sospetti. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Uno di quei colpi di scena da mascella sul pavimento. L'identità di Kaiser Soze è ormai un'icona degli anni 90 e il segreto a riguardo venne gestito creando confusione e sospetto tra il cast. Kaiser Soze is a shield. Like you said, a spook story. Bryan Singer, il regista, seminò il dubbio rivelando a vari membri della banda che il loro personaggio nascondeva l'identità del terribile gangster, a tal punto che Gabriel Byrne si convinse davvero di essere Kaiser Soze, tanto da arrivare a brutto muso con il cast durante una rissa in un parcheggio. How you doing, Keaton? I can't feel my legs. Così, una volta visto il cast assumersi in quel modo il peso dell'informazione, Singer si disse: beh, se anche dovesse uscire sul giornale, chi potrà mai verificarlo davvero prima dell'uscita in sala? Inutile dire che ebbe ragione. After that, my guess is you'll never hear from him again. Numero 2, un mistero grosso come un motel in Psycho. Well, a boy's best friend is his mother.
Prima che evitare gli spoiler diventasse una disciplina olimpica riconosciuta, ci fu Alfred Hitchcock, il re del brivido, che dimostrò quanta abnegazione serva a volte per realizzare quello che si vuole, come lo si vuole. Innanzitutto, per salvaguardare il segreto sul suo capolavoro, impedì l'accesso alle prime visioni a qualsiasi critico o giornalista e, non pago, acquistò tutte le copie possibili del romanzo originale in modo da scongiurare altre forme di informazione. E una volta uscito il film, ci mise proprio la faccia, o meglio, la voce. Pregò i cinema di non permettere a nessuno di entrare in sala a proiezione iniziata e fece proiettare prima della pellicola una sua breve introduzione in cui pregava al pubblico di non rivelare a nessuno il segreto del film. A distanza di 60 anni Psycho non ha più segreti, ma resta un capolavoro con dei gran colpi di scena. Prima di svelare la nostra numero 1, ecco le menzioni onorevoli. Yondu, what are you doing? You can't. Yondu! No. No! John Harrison was a fiction created the moment I was awoken by your Admiral Marcus to help him advance his cause. A smokescreen to conceal my true identity. My name is Khan. Quindi, se io vi dicessi che a Natale uscirà la top 10 hentai di Henry, sarebbe un gran bello spoiler. Ma potrebbe anche non essere vero, potrebbe uscire per Ferragosto, forse è già uscita spacciata come video di Miss Mojo che non avete voluto guardare. Chi può saperlo? Chi clicca la campanella. Numero 1, non lo sapeva nessuno, l'impero colpisce ancora. He told me you killed him. No, I am your father. Grande spoiler di sempre. Oggi lo conosce persino qualcuno a cui Star Wars fa l'effetto delle ortiche sulla pancia, ma ci fu un tempo in cui la verità la sapevano in tre. Il giorno in cui fu girata la scena madre, fu pronunciata una frase diversa. Obi-Wan destroyed your father. Che fu doppiato da Jones, che ovviamente ci rimase pure lui di sasso. Gli unici a sapere il vero colpo di scena erano Lucas, Kershner e Hamill, così che Luke sapesse come porsi e recitare realmente la scena, e in generale per avere solo tre sospettati nel caso ci fosse stata qualche rivelazione alla stampa. Incredibile, funzionò. Oggi ormai è diventato quasi un proverbio. Search your feelings, you know it to be true. Allora, siamo soddisfatti? L'argomento è certamente interessante, vasto. E io oggi sto ancora cercando quel cane che una mattina prima di andare in università mi spoilerò la morte di Jon Snow, vero? Perché me lo bippate? Ho detto che il suo nome è... Ah, niente, non ci riesco! Volete scoprire di chi si tratta? Cliccate la campanella e forse riuscirò a rivelarlo un giorno. Accidenti!